insalata verde. Ci servirebbe 8 kg di pane toscano. Se ce l'hai raffermo. Legna è meglio. Oggi prepareremo una frittata con asparagi, abbiamo bisogno di uova, asparagi non molto grossi, porro piccolo, pepe macinato, scamorza, erba cipollina, burro, olio extravergine d'oliva, parmigiano reggiano e sale. Questo li puoi lavorare anche manualmente, tanto sono abbastanza duri. Per la preparazione della frittata dovremo sbollentare gli asparagi per 15 minuti, tagliarli a pezzetti e nel frattempo far rosolare burro e porri e aggiungere gli asparagi, dopodiché lasciarlo raffreddare. Sbattiamo le uova aggiungendo sale, pepe e il formaggio grattugiato, aggiungere nuovamente gli asparagi e il porri in una padella antiaderente, aggiungerli e lasciar cuocere per 3 minuti per l'altro. Allora, per la pappa al pomodoro abbiamo bisogno di pomodori maturi, pane toscano raffermo, basilico, spicchio d'aglio, cipolla bianca, brodo vegetale, olio, sale e pepe. Bucciamo i pomodori e li mettiamo in acqua per sbollentarli un pochino, poi dopo li leviamo dal fuoco, li leviamo la buccia, i semi e la polpa. Poi dopo in una pentola facciamo andare un po' di olio con un po' di aglio, lo leviamo prima di bruciarlo e ci aggiungiamo la cipolla. Dopo di ciò ci aggiungiamo i pomodori e il basilico, facciamo andare un pochino, aggiungiamo il pane che abbiamo tagliato precedentemente a cubetti, con una frusta giriamo per farlo un po' spezzettare e prima che si attacchi aggiungiamo olio e spengiamo. Buona! Partiamo dalla panzanella, naturalmente pane raffermo del giorno prima, la prima cosa è la più importante. Naturalmente si consiglia di lavare bene queste verdure prima, come abbiamo fatto noi. Poi andiamo a strofinare per eliminare la parte più amara del cetriolo. Li rivediamo in sequenza invertita: basilico, cetrioli, tonno, cipolline, pomodori e capperi. La